Per tutta la primavera, George e Ellie realizzarono un progetto. Un giardino. Scavavano buche. Vi mettevano dei semi. Innaffiavano. E aspettavano. Finché un giorno apparve un minuscolo germoglio. Non molto tempo dopo, erano gli orgogliosi genitori di un giardino che cresceva sano e bello. Poi un giorno Ellie gli dette una notizia. Adesso dipende tutto da te, George. George venne a sapere che Ellie e i Rankins andavano in vacanza per 6 settimane. Il giardino era nelle sue mani. Tutte le mattine innaffiava e stirpava le erbacce in modo che i fiori avessero spazio per crescere. E poi un giorno le piante cominciarono a fiorire. A quanto pare alla cerbiatta piacevano troppo i fiori di George. Era orribile. George poteva solo immaginare cosa avrebbe detto Ellie. George non sapeva cosa fare. Il nastro adesivo era appiccicoso. Avrebbe tenuto i cervi lontano dal giardino. Purtroppo teneva fuori anche loro. No, così non va bene. Il modo giusto per affrontare il problema è scientificamente. E scientificamente non mi vengono più idee. Abbiamo provato con uno spaventacervi che potessero vedere, rumori che potessero sentire, e il nastro adesivo che potessero toccare. Cosa resta? L'odore. Sì, l'ho provato nel giardino di mamma prima che mettesse lo steccato. Ho preparato la pozione più puzzolente del mondo. Uova marce, vecchi calzini. Poi l'ho messa nel giardino di mia madre. Teneva lontani i cervi. Ma anche mia madre. A nessuno piace un giardino che puzza di calzini sporchi. Il gusto, vero? Solo che ai cervi piace il sapore dei fiori. Questo è il problema. Ellie sarebbe tornata tra pochi giorni. E George temeva che non ci sarebbe rimasto nessun giardino per quando fosse tornata. Ma poi ricordò una cosa che ai cervi non piaceva. La zuppa d'avena. Ma non aveva senso. La zuppa era squisita, era solo dell'avena con un po' di cannella sopra. Se ai cervi non piaceva il gusto della cannella sulla zuppa d'avena, forse non gli sarebbe piaciuta neanche sui fiori. George preparò una formula speciale ricca di cannella per proteggere i fiori. Se ai cervi non fosse piaciuto il sapore dei fiori, forse non li avrebbero mangiati. Almeno George lo sperava. La mattina dopo, George e Bill arrivarono presto. Non c'era un solo cervo in vista. Il giardino era salvo. Urrà! Niente male per un cittadino! I cervi si spostarono e trovarono del cibo che per loro non aveva un cattivo sapore. E solo pochi giorni dopo... i fiori erano ricresciuti. Giusto in tempo per il ritorno di Ellie. Fiori! Guardali, ma come sono cresciuti! Com'è stato facile! Ehi, guardate che ho fatto in campeggio! Un richiamo per cervi. Fa questo suono. Vedete, funziona! Stanno arrivando! Sì, certo, lo so. Ora torno. Alle scimmie piacciono le mattine.
soprattutto le mattine in cui ci sono le cialde. Buongiorno! La vita è davvero bella da quando ci sei tu. Ce la spassiamo tutto il giorno, non ci fermiamo più. Quando sono giù, tu mi tiri su con tanta allegria. E quindi oggi voglio dire qualcosa di speciale a te. Vuoi essere il mio Valentino? San Valentino! Non è uno scherzo! È vero e tu lo sai, vuoi essere il mio Valentino? Valentino, San Valentino, San Valentino, non è uno scherzo, non è uno scherzo, è vero e tu lo sai. Viva l'amicizia! Oh! Oh! Ops, quasi dimenticavo. Buon San Valentino, George. Io adoro il giorno di San Valentino. È oggi che mostriamo a tutti i nostri amici quanto vogliamo bene loro. Anche George voleva mostrare all'uomo dal cappello giallo quanto bene gli volesse. Non preoccuparti per i piatti. Voglio pensarci io. Ma l'uomo dal cappello giallo aveva detto che il giorno di San Valentino serve a mostrare a tutti i tuoi amici quanto gli vuoi bene. George aveva un sacco di amici. E voleva fare un biglietto per ognuno di loro. Il triciclo stampatore sarebbe andato molto meglio del pogo stampatore. Perché i tricicli stampatori andavano dove li facevi andare. Ma i tricicli stampatori schiacciavano i biglietti. E poi li divoravano. E facevano un disastro sul tappeto. Il giorno di San Valentino era quasi finito. George aveva pochissimo tempo. E aveva solo 3 biglietti da dare agli amici. George era contento che la piastra delle cialde fosse spenta. Ma uno dei suoi biglietti era rovinato. Ne avrebbe fatto uno nuovo con la sua velocissima stampatrice di biglietti. Doveva solo sostituire lo stampo delle cialde con lo stampo dei cuori. Doveva sbrigarsi per preparare tutti i biglietti in tempo. I suoi biglietti erano bellissimi, ma avevano bisogno di un tocco personale. Cielo, che giornata! Che bello! L'hai fatto tu, George! Oh, è magnifico! Tu sei il mio Valentino! Valentino! San Valentino! San Valentino! Non è uno scherzo! Non è uno scherzo! È